a tutti i presenti qui riuniti per questa cerimonia in commemorazione del 120° anniversario della morte di Giovanni Paolo. Invito tutti i presenti inizialmente a cantare con i nostri studenti l'inno degli italiani, cantato dagli alunni della scuola Paolo del Istituto Paolo Manzini e coordinati dal professor Nino Porcelli e Lucia Cioce e Sabino Pizzuto. Saranno presentati nel corso della mattinata.
Saluto pertanto in primis i padroni di casa, quindi la dirigente dell'istituto scolastico che ci ospita, omonimo, Giovanni Bonio, Anna Macchia, il sindaco di Canossa Vito Mattangio e l'onorevole Matera, Mariangela Matera, per delega del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Montana, che ci onora di essere qui a Canossa, il consigliere regionale Francesco Vendola, il sindaco di Minervino, Dalla Mancini, anche lei di casa qui, l'assessore di Sigazzola, l'assessore alla cultura, Antonio Tesario, il vice sindaco di Trani, Fabrizio Ferrante, la consigliera comunale Antonia Sinesi, la consigliera Mariangela Mancangio, il vice sindaco Mariangela Racidoni, il vice sindaco Federico Rubino, l'assessore agli eventi Saverio Di Nuno, e i dirigenti scolastici del territorio, la dirigente Gerardo Totaro e la dirigente Amalia Vallucci. Credo che ci raggiungerà dopo la dirigente Brigida Mora. Ringrazio anche gli studenti e i docenti tutti che hanno coadiuvato nell'amministrazione comunale nella organizzazione di questa giornata. E l'insegnante, Lucis in fondo, l'insegnante Giuseppe Di Nuno, al quale passo subito la parola per la presentazione dell'opera di ricerca che ha dato impulso all'odierno evento. Grazie. Io inizio con un segno. Un segno della croce, perché sto scendendo in campo dopo un anno, ormai non riesco più per la mia precarietà motoria dovuta a cause di servizio, non è un addetto, è un onore per me. Basta, come dire, sono ritornato a Natale con l'assessore Sarcini in piazza. Scendere in campo, i giocatori di calcio, ragazzi, fanno il segno della croce. Quando scendono in campo, baciano pure la terra. Beh, credo che baciare la terra della scuola e scendere in campo nella scuola sia più importante per noi docenti, cittadini, che scendere in una partita in campo di calcio. Questo è il significato. Secondo motivo di questo segno di croce è perché stiamo commemorando un estinto che ha la maestra di diritti. E di fronte alla morte si fa il segno di croce. E scendo in campo dopo essere stato qui 5 anni fa a tenere lo stesso convegno sul primo tempo, forse molti di voi lo c'erano, soprattutto gli studenti, sul primo tempo sulle radici storiche di questa scuola che ho consegnato alla preside, che io ringrazio di cuore perché mi sono sentito a distanza per tanto tempo. Grazie. Perché le gambe non si muovono, la professoressa Titti di Urlo, che ringrazio anche per aver fatto presa interprete di essere una docente, una educatrice, distribuendo agli studenti la formazione di questa scuola. Quindi questo è il secondo motivo, è che il secondo tempo. Il primo tempo fu questo incontro al podio nel 2018. Il secondo tempo è perché mi ritrovo, di consiglio del sindaco, con l'assessore Cristina Sarcino, assessore alla cultura, perché con lei abbiamo vissuto, e anche con Don Felice, che verrà tra poco, la presenza a Pulinale. Sono stati a Pulinale per un progetto Obamore Paglie esposto a Vittoriano per l'Unità d'Italia, il 150esimo, 2011, accolti dal Presidente della Repubblica. Sindaco, lei rappresentava il sindaco, era con me, con noi, con tanti di faccia, era assessore alla cultura. Io rivedo questo e vivo a resi questa continuità oggi. E passiamo al progetto iniziato 2 anni fa, prima del Covid, no? Perché volevo
entrare nel vissuto, nel romano di Giovanni, questo grande personaggio, Giovanni Polo. Che cosa avviene oggi come unicum? Oggi si ricongiungono per la prima volta, e sono qui, mi consentite questo solo qui, si ricongiungono tutte le istituzioni civiche e scolastiche per la morte di Polo. Perché si ricongiunge la scoperta a Napoli della lapide storica, della lapide è stata concessa, il comune di Napoli ci ha dato il patrocinio di questo progetto, il sindaco di Napoli. Napoli, Trani, città nativa, Canosa, città che deve la cittadinanza onoraria, Minervino, l'ho scoperta insieme con Napoli, lei non lo sa, e Spinazzola. Quindi si ricongiungono, attraverso queste lapidi di morte, le istituzioni, e dulcis in fondo si ricongiungono le istituzioni, per me è stata un'emozione, la Camera dei Deputati, l'onore di avere una parlamentare, oltre a un consigliere regionale che rappresenta appunto per noi, Francesco Ventola, lei sostituiva Francesco Ventola perché quel giorno aveva il problema al menisco, non poteva passare, però poi ha lasciato la firma con Lola, la pergamena firmata dal presidente Napolitano. E stop. Si ricongiungono le istituzioni scolastiche, e la scuola monumentale, voglio, io sono un certo maestro, e la Camera dei Deputati. Perché la Camera dei Deputati? Perché fu un onorevole, un deputato, il nostro deputato repubblicano, Canosa, Minervino e Spinazzola, anche un po', e la Camera dei Deputati era la settimana dopo Pasqua, il 1903, oggi è la settimana dopo Pasqua, dopo 120 anni, una coincidenza anche significativa. La Camera dei Deputati tributò un onore con un necrologio, che dopo cercheremo di presentare. Il necrologio l'ho acquisito direttamente dall'archivio storico della Camera dei Deputati, con cui sto in contatto da anni. Abbiamo fatto uno studio per fare un esempio sul melone d'acqua. Uno potrebbe anche sorridere, però con la Camera dei Deputati, con l'archivio storico, abbiamo fatto uno studio su Sapopolana d'acqua, sul melone d'acqua, tra dialetto italiano, francese, inglese e tedesco, tra Puglia e Veneto, il melone d'acqua. Poi ho fatto un'altra scoperta della campagna di Montecitorio, storica, che abbiamo scoperto soltanto io, il funzionario della Camera dei Deputati, dove è scritto un grande messaggio, ritocca solo per l'elezione del Presidente della Repubblica, e scrive: Divicite justitia, qui giudicati stera, amate la giustizia, voi che governate la terra. E abbiamo detto tutto, ripresa dall'anzi di Dio. Allora, entriamo, ecco, nel vivo, entriamo nel vivo. Però sono numerati, io le ho addirittura di dopo, mettiamo qua il numero 1. E quindi questo percorso, grazie a Napoli, si sono ricongiunte tutte le istituzioni, altrimenti vi do la mia pendrive. Dobbiamo andare con numero 1. Sono lati di immagini documentali, eccolo qua. Ecco, onore prima di tutto a Giovanni Polo, questo è il quadro monumentale che è presente, esposto in questa scuola municipale di fine 800, quando stavamo lì anche con il regno di Napoli, grande cornice, e la classica figura di Giovanni Polo. Avanti, ecco, pergamena. Questa pergamena è stata, noi non abbiamo dato solo la cittadinanza onoraria a Giovanni Polo, no? Non abbiamo solo conferito de iure la sua cittadinanza onoraria, ma abbiamo realizzato un'opera storica e artistica nata proprio in questa scuola, ragazzi. L'artista autore era Matteo Barbini, professore di disegno della scuola Polo, era di Manfredonia, non era Caruso. Professore di disegno della scuola Polo, sì, vogliamo che devi fare una bella opera per questo nostro cittadino onorario. E lui cosa fa? Cultore di Edirne, si reca a Napoli, studia archeologia di Canosa,
al Museo Archeologico Borbonico di Napoli e fa una vetrina museale che è un museo che parla ancora oggi e ammaestra scuole e viventi. È un 60x40 e vediamo avanti, c'è un torniamo indietro un attimo. Ecco, in particolare, dite, vedete, Giovanni Bovio, con la delibera del Consiglio Comunale, sindaco, 1892, aprile, e dice Giovanni Bovio a Canusa. Ci sono dei fregi, dei simboli che riguardano Giovanni Bovio. Andiamo avanti. Ecco, questo è l'artista, questo è il professore di disegno, Matteo Barbuni, che io ho avuto il piacere di conoscere e di ospitare a casa mia 5 anni fa. Artista, l'autore, no, vai a studiare, sindaco Vincenzo Petroni, il sindaco, grande sindaco, Vincenzo Petroni. No? Matteo Barbone, andiamo avanti, perché poi detto, ecco, aveva anche uno studio artistico, in mezzo alla piazza, piazza Galuppi, per dirci, no? È un attimo, torniamo indietro, vabbè, questa è stata un po' filata, e c'è la firma, c'è la firma. Questa è anche unica, me l'ha concessa il nipote. Qual è stata la scoperta di 5 anni fa? Ho scoperto, è il piacere della ricerca, direbbe, no? Allora, qua. L'artista omonimo nipote Matteo Barbuni, che è il detentore, il titolare, il sindaco della pergamena originale. Esatto, domani chiedo perché non lavorate a Caruso, 60x40. Lui mi ha concesso, perché ho fatto uno studio, era ignaro di questa. Un attimo, torniamo indietro un attimo. Vabbè, lasciamo la sua scuola a posto, mi ha concesso, infatti, mi ha autorizzato a scrivere Archivio Barbuni di Murno, perché questa pergamena ci ha consentito, di fare due scoperte. La scoperta della moneta di Omedea, che non è quella conosciuta né a Bari né alla sovrintendenza, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, del Canusino, in greco, Canusino, più o meno, leggendario fondatore di Canusa, che siamo lì, e il busto di Demostene con l'epigrafe greca, che dicevano che era un falso, perché io dissi, no, se lui è andato a Napoli, che cosa ho fatto? Io sono andato a Napoli, senza regalo, e ho verificato di questi suoi disegni trovati, quindi, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Lui ci ha mandato questo marco da Roma un messaggio breve, dice: in occasione dei 120 anni dalla morte di Giovanni Bovio, so che si svolgerà un evento nella vostra splendida e storica città. Ho un'occasione per salutare e ringraziare Giuseppe Di Murno, la dirigente della scuola, e il sindaco Vito Mancani per aver dato un giusto riconoscimento all'opera del mio avo. Cordiali saluti da Roma, Matteo Barbuni. Come me ha avuto l'incidente a spezzarsi la testa del febbre, mi era andata a bene, io sono ancora vivo, e quindi sta in convalescenza, ha un mio coetaneo. Questa è la nostra scuola monumentale, la scuola, io mi chiedo, no? Nell'Unità d'Italia, dopo l'Unità d'Italia, Canosa realizza, di cui sia consentito, non per campanilismo, un monumento di scuola, non soltanto dal punto di vista architettonico. Da lì ci stiamo qua, queste pareti, questi anni, non sono un architetto, un ingegnere, non so. Ma anche dal punto di vista istituzionale scolastico, perché qui siede la scuola elementare e io mi affianco così, quasi a baciare, se un giorno taceranno gli uomini, dicono i sacri libri, i grossi, parleranno le pietre. Queste pietre oggi parlano di questa storia insieme con voi. Perché qui era mio nonno paterno, di Murno Pasquale, nato nel 1870. Io l'ho conosciuto a casa mia e lui mi parlava, faceva lo scolo grosso perché era benestante. Mentre l'altro nonno rimase analfabeta, perché ero un periodo di analfabetismo, nonno Pasquale è stato qui
alla scuola di Icchi. La scuola nuova non è il dialetto, signore. Il vostro articolo storico dice le scuole nuove per distinguere dalle scuole vecchie. Oggi io direi, non diciamo scuole vecchie, scuola vetusta. Quando andate a casa, scrivete, noi stiamo nella scuola vetusta. Le scuole vecchie non sono del chiaro, no? E mio nonno parlava spesso di Briani e di Borio. Di Briani e di Borio. Mi citava Dante Alighieri perché aveva fatto qui la scuola ginnasio, cioè la scuola superiore di questa, andiamo avanti. Non fu soltanto, no, un altro, non fu soltanto scuola, ma nella seconda guerra mondiale, la guerra, no? Qui sono arrivati gli stracci bagnati di sangue, dice Sergio La Grassa, del bombardamento davanti alla chiesa, San Francesco. Un altro, indietro. Qui c'era indietro l'atrio, gli studenti vanno via, pensate, la guerra, l'Ucraina, hanno perso la scuola. Però escono dalla scuola, indietro un attimo, indietro, e diventa ospedale militare territoriale. Indietro un attimo, solo due. E celebrano la messa nell'atrio, con Don Ciccio Dessa, e a destra, col sergente, e quello che gli ha dato la foto, il leggente, maestro Tommaso Greco, padre del dottor Michele Greco, e lui che mi ha testimoniato. Lui è stato in servizio con me a scuola, quindi vi do questo onore. Eccolo qui. Mi chiedo, un giorno io trovo questo stemma, andiamo avanti, lo stemma, e dico, questo è lo stemma nella scuola, nella chiesa dell'Immacolata. Era lo stemma, signor sindaco, del comune di Calusa nell'Ottocento, fino al 1 gennaio del 1900. Si trova qui perché questa è una scuola municipale, ma nessuno se ne racconta, neanche io. La prima volta l'ho scoperto nell'archivio storico comunale a Colombi, c'è un quadretto consegnato all'ufficio tecnico, facendo uno studio con l'archivio di Stato di Napoli. La seconda volta l'ho scoperto vicino a suo padre, quando sono entrato nel gabinetto, suo padre volle prendere un armadio e solo lo metta qui, senza sapere. Ne vai lo sguardo e su questo armadio c'era il fregiolino dello stemma dell'Aquila dell'Ottocento. L'ultima volta l'ho scoperto davanti alla scuola. Era morto il preside Prudente. Mi fermo, bisogna fermarsi per questo. Seduto sul bar Vittoria a vedere i manifesti del preside Prudente, a cui lo rendo onore perché abbiamo fatto tanta vita sociale, scolastica e politica. E levo lo sguardo e eccoli dove stanno. La professoressa Di Giorgio, non ce l'eravamo mai a qua. Un stucco cementizio. Stucco gerentizio, due a sigillare questa appartenenza di scuola municipale. Avanti. E quello a colori, quello di prima, lo vogliamo vedere a colori, eccolo qua, meraviglioso. Sì, questo è lo schema del comune. Sì, avanti un altro subito. Eccoli qua. I Briani a sinistra con i baffi, no? La palla era stata di Briani, sta lì che vuole essere qui. E proprio che stringono un patto, come dire, sociopolitico a Bari, e rendono onore come deputati repubblicani avanti. Ecco, questo è il manifesto, il sindaco Nicola Rossi arriva un po' in visita prima di andare a Minervino, sindaco il nostro, e lui il sindaco affigge per le strade questo manifesto che io ho trovato all'archivio storico comunale, che poi daremo anche alla sindaca. No, vedete, però andiamo avanti. E questa lapide si trova in piazza Vittorio Veneto, questo è il collegio elettorale di Nervino, Canosa, Spinazzone, il collegio elettorale che, come dire, come abbiamo il distretto elettorale che non era della Lega, quello che è il distretto elettorale che designò e votò. Andiamo avanti, alle più importanti, andiamo a Napoli, seconda parte. Viaggiamo a Napoli, qui c'è la scoperta. Piazza Giovanni Poli, una piazza grande vicino all'Ateneo, dove lui fu docente con i giovani da lui educati dall'Ateneo Napoletano. Voi siete anche giovani oggi da lui educati in questo Ateneo, perché è un Ateneo oggi. Ed eccola qui. Io mi fermerei un attimo, proprio pochi secondi, stando in piedi un minuto di silenzio,
perché ci troviamo di fronte alla casa dell'ultimo respiro di Giovanni Paolo. In piedi. Qui, dice la lapide, morì povero e incontaminato. L'infinito consacrando le ragioni del popolo in pagine adamantine, la divota alta luce il pensiero italico e precorse veggente la nuova età. Questi sono i numeri, grazie. Andiamo avanti perché con l'autore, l'architetto Luciano Fazzi, che io ringrazio da Carosa a Napoli, l'architetto, dico, però chi è l'autore? Diceva si legge un Puccini e scopro chi è l'autore, che non era stato sempre. Qual è la cosa bella? Che non era stato mai fatto, non studio la professoressa di storia dell'arte, Maria Busaro, non so se c'è, potrebbe no, fare un tema, presidente, su questo, perché c'è il fascio vittorio, attenzione, perché molti quando vedono il fascio vittorio vedono sempre il fascismo, no? Un po' confondendo le idee, sta anche nell'epoca romana, fascio vittorio. Lui è diventato repubblicano, repubblicano, si trova anche sul retro del movimento Adriani, repubblicano, istituisce la Lega della Democrazia con questo simbolo, il fascio di Toppi. Non c'è il fascismo, era il 1903, lui è morto nel 1903, pensate che questo è del 1903, quando l'hanno fatto. E sopra, un'altra scoperta, c'è un berretto, e anche qui a Napoli chiesi, ma non sappiamo sto berretto che significa, e non è facile. Io se non lo sanno però la mente scruta gli archivi della storia e il berretto frigio, simbolo della rivoluzione francese, assunto dalla Repubblica Partenopea, la cui toponomastica carusina ha dato onore alla Repubblica Partenopea, via Eleonora Fulpiente. Eccolo qua, signor, per mano strano. Prendiamoci l'altro. Però se torniamo un attimo indietro, proprio brevemente, nel fregio è la lucerna e i libri del sapere, ragazzi, i libri del sapere, andiamo avanti. Sulla moneta dei Cornesi, disse l'architetto, guarda che l'ho trovato, la moneta dove sta il berretto frigio, con le fasce scrittorie, in casa del Cito, no? Sono i Cornesi, questo qua, mio nonno materno, ve lo vedo io, diceva, quando uno ai soldi, ci punta le cartellesi, perché la moneta erano educati, punta le cartellesi, no? Ai tornesi, e la moneta è come se fosse un sottomultiplo dell'euro, tornesi, ducati, pensate che il sindaco spese tanti ducati per fare il monumento dell'Immacolata, andiamo avanti, ecco, onore alla città nativa di Bologna, Trani, perché questo fu un dettato, come dire, dettato dallo stesso Boglio, è scritto, questo è un onore per Trani, non è casuale, 20 settembre, la presa di Portatrani. Qui siamo stati anche e saluto la direttrice della biblioteca Giovanni Boglio di Trani, dottoressa Daniela, straordinaria, con cui faccio degli scambi di cultura, disse, ma che cosa significa luce di una stella? È di pan breve. È rimasto un po' un mistero, e il pan breve, il stesso a te così disse il destino, perché dice di tante sole, a te viene luce di una stanzetta, e di pan breve, è rimasto ancora un po' un mistero. Comunque la lapide, questa lapide me l'ha concessa proprio la biblioteca comunale di Boglio, e ringrazio la casa. Anche questa, e questa 1905, mi è mio, Giovanni Boglio, la fiaccola dell'ideale, la consegnava purissima luce alla generazione novella, vedete sempre questo tramandare alla generazione novella, il popolo di Chiellino Monge auspice il municipio questa memoria consacrata, il dettato epigrafo fu dettato da Razzani, a cui abbiamo una strada anche Mario Capisani, grazie. Invece questa mi fu scoperta anche tramite il cavaliere Marco Carbone, che andava in servizio, dice, ma aspettate, basta, pure aspirazione, anche che non lo sapete, non ha detto nessuno, stava davanti al comune di Spinazzola, 20 settembre 1904, no? Insegnante
stette incorrotto nella sua virtù e nella sua fede, maestro ed esempio continuatore della gloria del pensiero italiano. Andiamo avanti, eccolo qui, guarda se posso vedere, questo è il documento, andiamo verso la fine, che sarà consegnato in necrologio, cioè in morte la Camera dei Deputati dà un onore, attenzione, deputati repubblicani erano un po' considerati dei sovversivi, sai, siamo nel regno della monarchia, da prezzo. Repubblicani erano l'alternativa. E lui si rende molto simpatico, dice agli avversari. Questo, concludo, devo rendere onore, sia lei interprete, onorevole Matera, con la biblioteca storica, l'archivio storico della Camera dei Deputati, che mi ha concesso su indicazione dell'archivio di Stato di Napoli, non sapevo niente, su indicazione dell'archivio di Stato di Napoli, mi dà i dati della CIVI, del Regno, ce lo stella, loro trovano la gazzetta ufficiale, mandano un PDF, mi aiuti in quali pagine, dottoressa, mi dicono anche le pagine, io le ho estrapolate e le ho inserite, sono due gazzette, una del 1903, l'altra del 1905, onoranza a poco. In seguito sarà l'onorevole Matera a leggere, o cioè, vogliamo far leggere adesso quei passi, no? Che siamo in tema mentre sta proiettata. Come nel campo scientifico e letterario rimangono di lui opere pregevolissime, così in quello morale e sociale resterà il frutto di alcune sue geniali iniziative. Letterato artista, Ovio si mostrava amare nelle varie manifestazioni del suo forte impegno. Dal discorso magniloquente pronunziato alla Camera o nei comizi, alla splendida lezione data dalla cattedra, al trattato didattico e lucubrato con mirabile coscienza e opportunità di ricerche. Come uomo politico, egli si segregò, secondo che era naturale all'indole sua, in un altro ideale, non scendendo chiaramente sul terreno pratico. Ma le sue esplorazioni, anche in quel campo, brilleranno a lungo come aspirazione di un grande intelletto e di un'anima buona verso un ordine di cose incensurabile. Ovio era l'apostolo di un regime, e a parte anche la questione di forma, oltrepassa forse la possibilità del progresso umano. La parte del necrologio seguono le onoranze, la moglie, questo l'ho trovato un po' in film, la moglie manda un telegramma Bianca Poglio, e poi seguono nel 1905 onoranze a Giovanni Poglio. Io vorrei far leggere, ma lo leggo io con la presenza del sindaco di Miglierini. Ieri a Napoli, con grande concorso di associazioni, si è scoperto una lapide a Giovanni, memoria di Giovanni Poglio. Pure nella giornata di ieri, a Minervino Luce, un'altra onoranza fu tributata alla venerata memoria di Poglio, sull'esterno del palazzo municipale venne scoperta una lapide dinanzi a gran folla applaudente. Poscia, un lungo corteo con musiche e bandiere si recò a Piazza Plebiscito a Napoli, ove parlò l'onorevole Roberto Mirabelli. Fu cantato un inno da bambini e poscia fu scoperto il monumento eseguito da Filippo Cifarini, onore al comune di Minervino, che è presente in questo andiamo avanti, così concludiamo. Poglio non è soltanto un campanile del nostro distretto elettorale di Napoli. Poglio, questa fu l'ultima scoperta mia, sempre su indicazione dell'archivio di Stato di Napoli. Attraverso di lui passa anche la storia della Repubblica Italiana, senza esagerare, onorevole Martino. Perché lui ha dettato questa epigrafe in basso al monumento della colonna di Porta Pia,
1870, alla presa di Porta Pia, c'è la colonia della Vittoria con la statua del Nicche. Di questo ho trovato con onore nell'archivio storico comunale una statua di chi? Canosa partecipò a questo evento, a questa epigrafe, lo voglio leggere un attimo indietro, abbiamo finito. Nel 25esimo del 1870, quando all'Università del Diritto, due volte romanamente affermato, i fari aggiunsero la coscienza libera dell'umanità nuova, per questa breccia l'Italia rientrò in Roma, Giovanni Bono. Onore a lui, la conclusione, io sono un bambino di scuola elementare, in mezzo a voi, e dico l'ultima, con un saluto di Carlo Sant'Antonio, scusate, ma questo che basta, oggi non capisci più niente. Le nostre madri cucivano, numero 1, numero 2, numero 3, dopodiché, lei ha giusto raccontare un discorso, lo studente, dove c'è il numero di Romano, la classe, e la Repubblica Italiana, col tricolore. Vorrei farlo al ministro, ripristiniamo, scusate, questo scudetto, questo sigillo della storia. Questo è Giovanni Bono, con il titolo. Chiedo ora alla dottoressa Anna Lamarco di breve intervento alla luce della dissertazione e della spiegazione della maestra. Prego. Grazie a tutti, soprattutto di essere intervenuti in questo, a questo evento che celebra il 120° anniversario della morte di Giovanni Bono, al quale la nostra scuola è intitolata. Sono davvero onorata e felice di essere la dirigente di questa scuola. Ho percepito fin da quando sono arrivata lo scorso anno il valore storico e anche sociale, il valore sociale di questa scuola. Il maestro Di Bruno ha spiegato in maniera dettagliata le motivazioni della intitolazione della scuola Giovanni Bono, a quale è stata riconosciuta anche la cittadinanza onoraria da parte della città di Canosa. A me preme soprattutto sottolineare l'importanza proprio della memoria storica. La memoria storica che diventa importante per noi adulti e ancora di più per i nostri ragazzi. Vedete, tra poco i ragazzi nei giorni che hanno preceduto questo evento si sono impegnati, alcuni ragazzi, portando nelle classi dei loro compagni copia del documento della delibera comunale con la quale veniva intitolata la scuola a Giovanni Bono. Si sono soffermati sui contenuti, sulla storia e sul significato di questa delibera comunale. Ecco, è proprio questo l'aspetto importante che oggi voglio sottolineare. Nomi, avvenimenti, cose che caratterizzano una comunità scolastica, caratterizzano una comunità cittadina. Proprio l'importanza di dare un significato a questi nomi, a questi avvenimenti, affinché non cadano nell'oblio, non diventino un guscio vuoto. Ritornare con la memoria storica a quello che è stato la scuola Bono che voi ragazzi oggi frequentate, che molti dei presenti hanno frequentato, sicuramente ancora tante generazioni di ragazzi frequenteranno, significa ritornare a quella che è la nostra identità culturale, l'identità del nostro sentirci parte della comunità, perché sentirci parte della comunità diventa motivo di orgoglio, motivo per il quale ognuno di noi deve sentirsi paladino anche nel difendere queste tradizioni e nel difendere il bene comune. Diventa importante quindi sottolineare la conoscenza degli eventi storici, che siano eventi locali, che siano eventi di carattere nazionale, perché a qualsiasi livello ci portano a promuovere lo studio e l'approfondimento, tale da superare quelli che sono i particolarismi, i localismi, con uno sguardo più aperto e democratico. Tra poco celebreremo il 25 aprile, un evento importante per la nostra per il nostro paese, così come è importante questo evento oggi per noi, perché ha un significato
significato storico importante e da l'ocrimoro culturale diventa linfa culturale intellettuale per superare quello che può essere la tendenza all'oblio, la tendenza a rimanere chiusi in se stessi e a volte anche a diventare protagonisti di esempi di motivi di bullismo, di razzismo. Questo diventa la cultura, lo studio diventa uno strumento per superare questi limiti fondamentali. Come dicevo all'inizio, sono davvero orgogliosa di essere la dirigente di questa scuola. Entrando, ho percepito subito il valore storico, camminando nei corridoi, vedendo le immagini del ragazzino che è stato si è immolato, è stato vittima durante la seconda guerra mondiale, Catalano Michele. Io non ricordo mai. Abbiamo una fotografia, infatti quando sono arrivata chiedevo, ma chi è, che cosa rappresenta questa fotografia? Sì. Quando il padre volle lasciare una memoria della scuola da lui frequentare. Michele Catalano. Michele Catalano. Uno zio. Okay. Sembra che la seconda guerra mondiale si è sacrificato per difendere i propri superiori, i propri compagni. Ancora diverse immagini, fotografie, come riferita il maestro di Nuno, che ci riportano alla storia e a tutte le generazioni che hanno frequentato la nostra scuola, ricordando anche che la scuola è stata il riferimento fondamentale per la città di Milano, come ci vorrà superare l'analfabetismo che la legge Coppino, la legge Casati hanno voluto fortemente superare, e quindi la scuola Polo era il riferimento per tutte quelle generazioni che potevano permettersi di frequentare la scuola. Successivamente quindi è diventata anche ospedale militare, come ci diceva il maestro di Nuno, scuola di avviamento professionale, fino a poi all'istituzione della scuola media unica. È diventata scuola media unica, quindi l'istituzione degli istituti comprensivi che ancora ora risultano presenti. Mi piace concludere questo discorso, se mi permette il maestro, ho letto e mi è piaciuta molto una parte finale che vi leggo e che voglio condividere con voi sulla scia proprio dell'emozione e dell'orgoglio di essere la dirigente di questa scuola, come vorrei che voi foste orgogliosi di essere studenti della scuola, in particolare della scuola Polo. E intanto comunque ringrazio tutti voi. Leggo questa parte che mi ha colpita molto, mi ha molto emozionata. Ciò che a breve leggeremo rappresenta un momento che abbiamo avuto, che ha visto per noi tutti le classi della scuola, un'attività progettata. Ciò che a breve leggeremo rappresenta un momento formativo, che ha visto coinvolte tutte le classi della scuola. Un'attività progettata perché in primis i giovani adulti conoscessero le nuove direzioni della scuola in cui ci formiamo e proseguiamo il nostro percorso di crescita. Perché è il futuro per secondo noi principali di stagare e di disponibilizzare. Questo è il testo da noi recitare. Siamo qui per condividere con voi le gloriose radici storiche della nostra amata scuola, in occasione della cerimonia che si terrà il prossimo 15 aprile, per commemorare il 120° anniversario della morte di Giovanni Polo. Siamo qui, in sostanza, per donare a tutte le classi questa prestigiosa pergamena, ritenuta grazie alla ricerca storica della nostra stazione di Milano e che rappresenta la delibera che l'aggiunto del Comune di Vita Rosa, il 25 agosto del 1992, revide per sottoscrivere l'intitolazione di questo edificio in onore del filosofo del diritto Giovanni Polo, deputato del primo Parlamento italiano, nato nella vicina Cagli il 6 febbraio 1937 e ricevuto a Napoli il 15 aprile 1900. L'atto recita così: la giunta delibera che il ginnasio Domenico Leopardi, che è destinato a nuove pericolose attività, prenda signora il nome di Giovanni Polo. Un edificio, questo, nel quale già nell'anno 1865 era operativa una scuola elementare e a cui, a distanza di poco tempo, era seguita la nascita del ginnasio Domenico Leopardi, che è, come si è visto, era l'originario nome del nostro istituto. Un edificio monumentale, insomma, destinato a ospitare una scuola municipale,
in un'epoca in cui il tasso di analfabetismo era ancora molto elevato, in un'epoca in cui i famosi canzini avevano evidentemente colto l'urgente necessità di rispondere a tale bisogno, creando così le condizioni che potessero favorire una maggiore istruzione da tutti. Questo è il momento di cui vi parlavo, il momento di approfondimento da parte dei nostri ragazzi. Volevo concludere questo momento di intervento dei nostri ragazzi leggendo da parte di cui vi parlavo prima. Suona la campanella. All'uscita dalla scuola proprio salutiamo le generazioni di alunni e professori che si sono affacciati all'istruzione dopo l'Unità d'Italia, che hanno conosciuto il Regno d'Italia e la Repubblica Italiana, che hanno vissuto le due guerre mondiali del Novecento e che ora percorrono i sentieri del 2000 nel progresso materiale e spirituale. Buongiorno a tutti, ringrazio il sindaco di Canosa, dottor Vito Marcanti, per questo invito a questa manifestazione e sono particolarmente orgogliosa di essere qui non tanto in rappresentanza di quello delle istituzioni, ma che rappresento, ma anche del Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Lorenzo Montano. Un saluto al consigliere regionale Francesco Vento, ai sindaci che sono qui presenti, alla dirigenza scolastica e a tutti i dirigenti del territorio. È un saluto e un ringraziamento particolare all'assessore della cultura, Cristina Saccini, al consigliere comunale Antonio Sinesi, che sono state le promotrici di questa manifestazione, e al maestro Giuseppe Di Mono, che con la perseveranza dei suoi studi ha reso tutto ciò possibile. Questa scuola porta il nome di un uomo libero, un pensatore, un professore di diritto, di un filosofo, un deputato, è membro di alto livello del Partito Repubblicano. Le opere e la vita di Giovanni Bovio dimostrano che la cultura e la conoscenza devono essere le fondamenta non solo della scuola, ma anche dello Stato. Ed è innegabile l'impegno di chi si adopera per far conoscere alle nuove generazioni le opere, la vita di questi uomini del passato, nostri concittadini per nascita o per adozione, che hanno fatto partire dal nostro territorio un raggio di luce che ha illuminato tutta l'Italia, l'Italia intera, e che hanno dato lustro al nostro meridione. Giovanni Bovio ci ricorda quello che noi siamo e che dobbiamo tornare ad essere, un'eccellenza, l'eccellenza per il nostro Sud, per l'Italia e per l'Europa. Grazie. Quando come deputata, porgendo un mazzo di fiori della Camera dei Deputati, in memoria di onore, e consegnando questo necrologio alla biblioteca, confidiamo sulle sue presenze. Grazie. Allora, grazie onorevole, grazie per averci pregiato della sua presenza. Ora il nostro sindaco, Vito Marcanti, prego. Allora, io leggo il messaggio che il nostro collega di Napoli ci ha mandato. Vabbè, gentile signor Sindaco Marcanzo, il Sindaco di Napoli, che da Manfredi desidera ringraziarla molto per il cortese e gradito invito alla cerimonia commemorativa del 120° anniversario della morte di Giovanni Bovio, che si terrà domani nella sua splendida città. Il sindaco plaude alla rilevante e significativa iniziativa che ha quale elemento cardine lo studio instancabile e prezioso del maestro Giuseppe Di Mino, di cui condivide le finalità di conoscenza e diffusione del pensiero e dell'opera del filosofo e dell'intellettuale Giovanni Bovio. Bovio ha lasciato una traccia indelebile nella storia Napoli, sua città di adozione, nella quale è scomparso nel 1903. Il sindaco è davvero spiacente di dover comunicare che per impegni istituzionali assunti in precedenza non potrà partecipare alla celebrazione programmate, tra le quali
lo scopriamo da una targa di Marmoria in memoria dell'illustre concittadino onorato. Il sindaco, a nome della città di Napoli, rivolge il suo caloroso saluto a lei, al sindaco, alla sua comunità, alla città di Trani, Minervino, Spinazzola e a tutte le autorità convenute per rendere omaggio alla nobile figura di Giovanni Bobbio con viva cordialità Gaetano Manfredi. Invito la sindaca di Minervino, dalla Marcini, a
accomodarsi qui per un saluto e per la consegna, quindi con la collaborazione e l'ausilio della consigliera Torre Sinesi per la consegna e per la consegna della monografia da parte del buongiorno a tutti, onorata di essere qui presente nella comunità di professor Munte, onorata anche docente della Mancini presente in questa scuola per tanti anni. Per me è stata veramente una grande emozione percorrere le scale, i corridoi, il cuore veramente mi batteva, perché qui sono cresciuta, qui sono quella che sono, e quindi devo molto ai colleghi, agli alunni, e ribadisco quello che abbiamo detto oggi, alla conoscenza, alla cultura, che è fondamentale per far crescere le nostre comunità. Ringrazio la dirigente, ringrazio naturalmente il sindaco Giovanosa, così come gli altri colleghi di Trani e di Spinazzola, il consigliere regionale Ventola, l'onorevole Matera, sempre vicina ai nostri territori, così come dirigenti con cui cerchiamo sempre di interloquire per la crescita delle nostre generazioni, ecco, delle nuove generazioni, di coloro che devono portare avanti il nostro tricolore, la libertà, la democrazia e soprattutto il grande senso civico. E noi vi speriamo e noi dobbiamo dare esempio. Grazie a voi tutti. La spelunca di Vierino, la grotta di Vierino, è stata una scoperta artistica presso l'abbazia di Montecassino. Quindi abbiamo onorato Vierino, che si trova in questa bella arena dove invitiamo tutti a visitare la grotta di Vierino. Spelunca! Grazie! Allora, questa è la maestra. Sì, sì, sì. Ecco, questo è il quadro, voglio presentarlo un attimo. È un fonte retro, si usava anche nel Medioevo, no? Sul fronte c'è la famosa lapide ritrovata sulla casa dove non ricordo, in Napoli, con i freschi, e la collocazione culturale. Sul retro c'è il necrologio, e c'è il necrologio della Camera, al sud della Camera dei Deputati, in fotocopia, più la monografia storica. È da divulgare, grazie. C'è da studiare. Grazie a questa manifestazione, io mi
giudizio di Ruth per provare a studiare nuove, molto attuali. Infatti, nelle bibliografie che ho letto, ho trovato un libro di questi studiati, che ha praticamente scritto ed è stato pubblicato dopo anche dopo la sua morte, dove dice: da una grande lontana storia, il pensatore dice questo che dice meglio, che lo scopo dell'uomo non è vivere, ma vivere umanamente, e umanamente è vivere veramente. Non c'è altra condizione, la storia si presenta come una lotta, e la lotta di una varia contesa con la città. Credo che sia un pensiero così attuale, e quindi grazie maestro per questa riscoperta. Il comune di Trani e invito il vice sindaco Ferrante per la consegna dell'opera, e se vuole grazie veramente per questa bella mattinata, che lo sta segnando l'unità e la ricordo la figura di Giovanni Bolli, e l'anteprima la notizia, noi recentemente abbiamo candidato la casa di Giovanni Bolli a finanziamento, e grazie al quale riusciremo a realizzare la casa di Giovanni Bolli, un presidio della cultura, quindi magari potrà essere quella l'occasione per poter anche farlo posizionare là dentro, diciamo, elementi dell'archivio storico, che, come è stato dimostrato stamattina, non è patrimonio di tutta sola città, è patrimonio di più comunità, è patrimonio di tanti luoghi, e quindi ricordare, onorare la sua memoria e soprattutto tramandare alle nuove generazioni, credo sia un fatto assai importante. Grazie. Da parte della scuola, un'opera realizzata da Renato Scopri di Milano, storia della città di Cano, che ancora qualche anno fa è stata realizzata in collaborazione sempre con il Comune di Cano di Milano. Abbiamo anche un omaggio. Da questo, della mostra espositiva che si tiene nella biblioteca di Romagnolo. So che voglio onorare di essere inseriti in questa mostra espositiva di Giovanni Bolli a Prato. Grazie. Un omaggio floreale da parte nostra. Ringraziandola di aver partecipato. Va bene, allora iniziamo noi. E ora conta l'assessore Antonio Desario. Grazie, io vi porgo i saluti del nostro sindaco, purtroppo oggi per impegni personali è assente, però lo ringrazio, perché grazie alla sua assenza io ho potuto avere il piacere e l'onore di essere partecipe di questa bellissima manifestazione. Ringrazio voi per l'invito, ringrazio tutti i presenti, e io l'unica cosa che vorrei dare un messaggio ai ragazzi, più che altro. Noi oggi gli insegnanti purtroppo subiscono tanto, e questo va detto, però voi attraverso loro e attraverso questi esempi che la storia ci regala dovete cercare di portare avanti quei valori che sono fondamentali per distinguervi dalla massa ed essere veramente delle persone uniche ed esemplari. Quindi noi speriamo che siano tutti questi passaggi della storia, noi speriamo che siano per voi una curiosità, non un testo da studiare obbligatoriamente, una curiosità per essere vivo, perché ne abbiamo molto bisogno. Vi ringrazio e grazie ancora per me. E solo per storia del territorio, delle nuove generazioni, la sua conoscenza, o dei parenti a spiegazione, dei parenti. Io ho portato con il sindaco, il dottor Carlo Scelsi, nel 2010, la lapide che sta alla chiesa del Purgatorio, in latino, della visita di Re Carlo III di Borbone, del visita Spinazzola, nomen dei urbis, ieri il nome di città. Tutto questo studio è durato mesi,
l'abbiamo portato all'Accademia delle Belle Arti di Madrid, dove si trovava un centenario di regalo per il dolore, e Spinazzola, con i miei quadri portati gli anni e con una lettera dell'ambasciatore, ha portato i nomi che sono ricercato non solo del capatino di Carlo, ma del capace, gli affascinò questa targa che le chiedo mentre la traduzione in italiano, perché i latini non fanno più. Chiedo sempre tutti a noi, con voglia Spinazzola. I nostri ragazzi ora provvederanno anche ad omaggiare con una splendida pianta anche i nostri ospiti e un po' di programma ora. Chitarra e percussioni del professor Nino Forcesi. Nel frattempo che i nostri ragazzi si preparano, io saluto Monsignor Felice Stato, la dirigente Brigida Caporale, la consigliera la consigliera Lucia Maciulli, saluto anche il cavaliere Nico Ciarromea e l'insegnante Margherita Pastore per la facciamo un po' di programma, siamo pronti? Allora, sì, io saluto il vice sindaco Frani, grazie per la vostra presenza. Grazie.
Francesco Vittola, un saluto per i nostri studenti, per i nostri ospiti. Grazie, buongiorno, grazie a te, grazie al professore. Mi stavo chiedendo a Balducci, il prossimo evento, quando il prossimo anniversario di Carella, di Filippo Romano. Sono di interpintura, per la forza per questa città. Abbiamo fatto diverse lezioni al liceo. No, ma è anche ricercato, perché anche lì non ci si è pubblicato. Mi diceva che vorrebbe organizzare anche qualcosa su Trano, portando l'esperienza. Se la mia schiera ve lo consente. Io ho detto, me lo mandiamo. Grazie, grazie di tutto, perché abbiamo fatto diverse opere. Abbiamo fatto come dato storico dei sindaci. 1000-2009, che all'inizio del 1509, a famoso non era stato mai studiato, abbiamo fatto a Burbe Comita tantissime manifestazioni, tantissime cose che rappresentano un po' e poi c'è la storia della società di questo poi è arrivata la nominale, abbiamo fatto tantissimo. Io spero che questo anno ci collegheremo anche con la comunità, anche in Italia, dai anni che ci sono state delle manifestazioni, perché no, anche nelle altre città. In questo momento di approfondimento sulla conoscenza di una personalità che non tutti conoscevamo così sui dettagli, veramente è qualcosa che dovremmo sicuramente, approfittando del 120° anniversario, renderlo fruibile almeno ai ragazzi di queste realtà, di Enrico, di Spinazzola, di Frani, di Andrea, prima con l'onorevole si diceva di organizzare qualcosina pure per la città di Andrea. Quindi noi confidiamo nel suo buono stato di salute, forse da poter esportare questa bella esperienza. Grazie a tutti i genitori, questa scuola che conservo solo bellissimi ricordi, come diceva prima, ma l'altro da studente e soprattutto in quest'aula, che insegnante, la maestra professoressa Bendisso, molto, mi piaceva molto riconoscere soprattutto ai ragazzi organizzare una serie di eventi importantissimi. Poi grazie per questa giornata e in bocca al lupo per il fine anno scolastico, che per i ragazzi di terza media che vedo qui rappresenta un momento importante della vostra vita. E come diceva prima l'assessore di Spinazzola, siate sempre curiosi, io dico sempre dobbiamo avere più fame, se uno ha fame della vita, ha fame di cultura, è curioso, non si stancherà mai di studiare, e quello che è successo oggi è una bella giornata di studio. Grazie. Sì, c'è un'altra, un altro dono, sì. Ma se solo la cultura, questo è al consigliere regionale dottor Francesco Ventola della regione Puglia e la pergamena perché la porti alla regione Puglia, questo rappresenta il patrimonio archeologico ellenistico e romano, non paleocristiano, della Calusio, nata qui. Vediamo. Così facciamo una foto. Eccola qua. È una vetrina museale, è una vetrina museale, è benissimo, grazie. Intanto approfitto per ringraziare la Terra del Sole e Savino Mazzarella per l'opera di comunicazione e di divulgazione dell'evento odierno. E un breve intervento a Monsignor Felice Bacco. Prego. Felice, mentre arriva qui e salito sul tetto della cattedrale di San Savino, di epoca giustinianea del VI secolo, ha recuperato la pigna della fede, che sta nel Vaticano. La pigna della fede, in uno stato laico, è stata portata dal comune di Carrozza di Puglia nel costruire l'orchestra e la liturgia, che sono tante, no? Sia l'orchestra per 14 volte, sulla sua miniera c'è la pigna della fede e dolci sul fondo la pigna preste.
Dove è arrivato? È arrivato nella sua voglia, all'inizio della vigna. All'inizio della vigna, quindi immagine che il viaggio ha fatto con un dal tetto della cattedrale di uno stato laico dove Ecclesia e Cittas sono le due ribe del Tevere di Giovanni XXIII, ci mette al preside un fiocco, un nastro rosso e blu a quella vigna. Grazie. Un brevissimo messaggio, intanto saluto i funzioni al sindaco. Ho letto ultimamente un'espressione molto bella che aveva fatto molto bene, recitava così: l'ignoranza non vede la bellezza. E pensando e ripensando ho colto una ricchezza straordinaria di questa espressione. Pensate, l'ignoranza non vede la bellezza. Se non capisco che cos'è un capitello, un'opera architettonica, un quadro, non ne darò importanza. Ma anche dal punto di vista etico, no? Un gesto di amore. Veramente l'ignoranza, la non conoscenza. Guardate, l'ignoranza è il peso più grave che la terra deve sopportare, diceva Amedeo di Chio, compianto. Allora, qui siamo in un luogo dove la conoscenza è l'opposto dell'ignoranza, vuol dire la culla, e veramente la conoscenza, la cultura, non ha un limite come l'amore, senza limiti. Tutti siamo e dobbiamo tendere verso una conoscenza, una cultura che si apre sempre di più. Più si apre la mente alla cultura, alla conoscenza, e oggi abbiamo avuto veramente uno spaccato bello di questa grande personalità di Bobbio. Guardate, saremo anche capaci di vedere e distinguere il brutto dal bello se c'è la conoscenza, la cultura. Vi lascio così, ecco, l'ignoranza non vede la bellezza. Buongiorno a tutti. Grazie a Monsignor Cebacco, che è cultore della nostra storia, non è soltanto un canonico, no? Un prevosto di religione, è cultore. Consegniamo questa pergamena della Camusso di Giovanni Rocco. Consegniamo anche la monografia della ricerca storica. Grazie. E procediamo ora alla consegna della monografia e del quadro all'onorevole Mariangela Matera. Contattando la segreteria particolare, che sono onorato, del presidente dottor Fontana, è avvenuto questo. Così è nata la sua presenza. No, sì, noi la conosciamo perché ci abbiamo fatto uno scambio culturale. Ci mandi, questa è la grandezza della segreteria, ci mandi il materiale culturale della sua opera, perché vogliamo in anteprima conoscerla. Quando l'hanno letta, l'hanno conosciuta, l'hanno apprezzata, e si sono posti il problema insieme all'assessore Saccini, al sindaco, di delegare questa, diciamo, la personalità del parlamentare. Noi dedichiamo anche questa pergamena perché Bobbio è scritto sul basamento della colonna di Porta Pia 20 settembre, e Canosa ne ha trovato una stampa relativa a storia popolare. Ma soprattutto a lei affidiamo il necrologio, dobbiamo mettere in foto, che è il documento storico della Camera dei Deputati che ci ha consentito di scoprire per la prima volta, direi, no? Il contenuto. È stato complicato, invece, possiamo immaginarlo, delle onoranze, sia del necrologio che un testamento, e sia quello delle onoranze. Quindi
Lei sarà una degna ambasciatrice presso la Camera dei Deputati, presso il Presidente, di questa opera del necrologio, del quadro, che è proprio intitolato quello al signor Presidente della Camera dei Deputati, dottor Lorenzo Fontana. Questo ha un unicum. Dietro c'è la firma e il timbro del sindaco Vito Malcani. Quindi, il sindaco il timbro e il sindaco Vito Malcani, comune di Canusa. Un attimo, maestro, dobbiamo passare, sindaco Vito. Diamo fastidio Ringrazio Claudia Vitrani che si è sempre adoperato in questo periodo a farsi da interprete. Per Giovanni Polio presente. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, per tuo dono è germogliato in Cristo la libertà dei suoi figli nei solchi della pazienza e del sacrificio. Tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comandamento dell'amore, perché liberati da ogni forma di egoismo possano costruire una civiltà, la civiltà dell'amore. Guarda i nostri disegni, i nostri progetti, benedici questo segno
ma che possiamo sempre operare secondo la tua volontà. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Benedica il Signore questo segno e questa comunità scolastica come del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.